Barbagallo, oggi arriverà il via libera definitivo a questo decreto asset, un testo però diverso rispetto a quello scritto un paio di mesi fa. Sì, un governo che non mantiene quel che promette, dal carovoli dove inizialmente avevano fissato un limite al costo dei bigliettieri fino agli extra profitti delle banche che dovevano servire per finanziare e i mutui delle famiglie e le piccole imprese. Invece i provvedimenti sono scomparsi nel testo definitivo e ci preoccupa anche questo metodo assolutamente inusuale. Di carovita, del costo della spesa, della benzina, del numero delle persone che rimane senza cure, del peso dell'inflazione non si parla invece. Non si parla, sono argomenti invece che appunto dal punto di vista parlamentare il governo Meloni fugge e si continua invece con questi decreti omnibus dove io li ho definiti interventi Netflix a puntate, dove si interviene sulla stessa materia per 2, 3, 4 volte perché il provvedimento originario poi si dimostra un fallimento, vale per l'alluvione in Emilia Romagna, per il super bonus, per i crediti incagliati, insomma un vero disastro. Come mai questo ricorso costante al decreto da parte della maggioranza del governo? Credo che è un grande segnale di debolezza. La Meloni e il suo governo, piuttosto che affidarsi serenamente al confronto con la loro maggioranza e con le opposizioni, preferiscono chiedere non la fiducia ma la fedeltà. E inizia a stancarsi anche la stessa maggioranza. Ieri sera la fiducia è stata approvata con soli 202 voti a favore. Insomma, inizia a cambiare il vento.